Volevo dare la parola ora a un sacerdote che è stato nei nostri anni il nostro cappellano qui in istituto, Don Angelo Fagioli, che è qui e vorrà dire una parola su quello che. Solo un pensiero, un pensiero, Don. Un pensiero che. Beh, sì, dai, Don, un pensiero di cosa hai visto dei bambini che. Hai visto curati, ne hai visti tanti, arrivare con il fiato corto e andare via di corsa, sciare, perché lui è uno sciatore e ci ha insegnato a sciare, ci portava tutti i giorni a fare attività sportive, perché questo era anche il miracolo di Misurina, cioè allenarci, allenare il fisico per respirare meglio. Lui ha visto veramente tanti bambini piangere nelle sue mani, arrivare col fiato corto, e tornare veramente fra le braccia invece dei genitori di corsa, fare le scale dell'istituto di corsa. Questi erano i miracoli che si vedevano dopo pochi giorni qui a Misurina. Vabbè, mi spiace, ma c'è il cuore gonfio vedere questa manifestazione e pensare alle esperienze che ho fatto con tanti di voi, che quei più vecchi sono. Ho fatto un'esperienza unica e ho visto tanti bambini miracolati, davvero. Arrivavano dal Gaslini di Genova con l'ambulanza sembrando i cadaveri, dopo 20 giorni o un mese li portava a Ziara col Devarda. E questo è il miracolo di Misurina. Poi i viaggi che ho fatto anche con Don Sergio Sacchi a Roma, presso i ministeri, lo so anch'io. E i bambini arrivavano, tanto è vero che lui è testimone anche quanti ne abbiamo dovuto sdoppiare, persino qualche classe, abbiamo fatto la classe A e la classe B, perché fino a 140 bambini siamo arrivati ad avere, perché avevano fiducia. E infatti è vero, ricordo ancora la figlia di un pediatra di Viareggio, l'Elena Pezzini, intelligentissima. Papà stava portando, mi ha dato la sua esperienza, stava portando la sua bambina in Francia, Villard-de-Lans, dove c'è tutto un villaggio tutto di bambini asmatici, 15.000 bambini asmatici hanno in quel villaggio, sono tanti complessi come quella e al centro c'è l'ospedale. E lì è lo Stato che vi provvede. E adesso hanno aperto in Francia addirittura a Briançon, lassù in alto, quasi a 2.000 metri, sono tante ville in cui convivono questi ragazzi tutto l'anno. Fanno scuola, fanno vita di famiglia ed è un'esperienza molto. E anche io dico sinceramente, quando ho visto chiudere questa casa ce l'ho sofferto, ce l'ho sofferto e sto soffrendoci, dico sinceramente, perché avendo visto tanti miracoli di bambini qui guariti, ce ne sto soffrendo, è la mia diocesi, io sono sacerdote, è la mia diocesi e spero che torni a ripensarci e la riapra, pensando, visto il vostro aiuto, la vostra. Va bene, perché quanti ragazzi ho insegnato a Siari con questa manifestazione della fiaccolata, abbiamo cominciato già da allora con i ragazzi qui di Misurina, facevamo tutti gli anni a Carnevale, sentivamo da Col Devarda e adesso da quando sono andati a casa, voglio continuare a ritrovare tutti gli anni qui per fare la fiaccolata e questa è una conseguenza, ma avevamo già cominciato da allora a fare queste fiaccolate. Ritrovo di amicizie e la cosa bella che io
trovo che tanti di voi hanno fatto l'amicizia proprio qui in questa casa e in queste attività che facevamo, e continuo ancora adesso quell'amicizia lì. E so che quante telefonate io ricevo a Natale, a Pasqua, gli auguri da tanti di voi. E questo vuol dire che un po' di colpa ce l'ho anch'io di quello che bene. Grazie di tutto. Io sono Roberto, anch'io un ex paziente. Ho voluto Don Angelo qui adesso perché a lui dobbiamo molto. Lui quando è arrivato, la prima cosa che ha fatto è andato giù su un negozio di Cortina, un suo amico, il signor Lacedelli, è andato lì e gli ha svuotato il negozio dietro, è arrivato su con un furgone di sci, scarponi, pattini, e quell'autunno abbiamo cominciato a preparare la pista di pattinaggio, abbiamo cominciato, e quando è arrivato Don Angelo, da allora in poi c'è stata un'attività fervente in questo c'era anche prima, ma quando lui è arrivato è stato un impulso veramente importantissimo. E noi adesso, lui essere qui con noi, ancora adesso, lui è presente in tutte le nostre famiglie, in tutti noi ex, e sempre, anche nei momenti più, diciamo, a volte importanti, anche nelle famiglie, quando mancano dei nostri genitori, lui c'è sempre, ancora adesso c'è sempre. Grazie Don Angelo. Ricordo che allora avevo più di 40 anni, adesso mi sono raddoppiati. Ricordo ancora, ha parlato appunto degli sic che mi davano Cortina, di tanto in tanto c'era un negozio, la signora del negozio mi ha detto: Don Angelo, venga giù col pulmino che c'è un carico di sci per i suoi bambini. Andavo giù, io su col carico di sci e di scarponi, regalati, E quando andavo a Cortina con loro, li portavo a sciare sulle tofane, oppure anche nelle piste basse di Cortina, non volevano mai niente. Soli, come mi vedevano arrivare, ecco, no, questi sono i bambini, misurina, via, non vogliamo niente. Questa è la storia, appunto. Perché guai anche a Cortina, guai per i bambini di Misurina, per il nostro istituto. Bene, grazie di tutto, grazie di questo.